Bentornati ragazzi nel canale Vero Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo come vettorializzare con GIMP. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di fotoritocco GIMP, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, ho rifatto questo video, lo sto rifacendo, l'avevo già pubblicato, perché ho visto che purtroppo OBS, il mio programma di registrazione, mi aveva probabilmente modificato le impostazioni e sia da cellulare sia da PC il video non si vedeva, quindi ho ripristinato OBS e adesso rifaccio tutto il video così potete vederlo al meglio. Allora, ragazzi, ripeto velocemente. Intanto bisogna stabilire quelle che sono le differenze tra immagini raster e immagini vettoriali. Le immagini raster sono immagini, intanto apro un'immagine così vi faccio vedere. Apro la mia solita immagine del fiore di loto, dovrebbe essere un fiore di loto, e praticamente le immagini raster, a differenza di quelle vettoriali, sono formate da tanti pixel, quindi tanti piccoli puntini colorati o no che vanno a formare l'immagine. Chiaramente, qual è il vantaggio di questo, di questa tipologia di immagine? È che chiaramente, se avete un numero elevato di pixel, vedete qua un 1280x856, ad esempio, più è alto questo numero, più ovviamente ci saranno dei pixel, quindi i dettagli saranno maggiori e le foto sono di qualità superiore. Il problema qual è? Che uno possono essere di dimensione veramente molto alta e due, se voi andate, vedete, ad aumentare, si sgranano, è l'effetto pixelatura, cioè si spixelizzano, ok? Invece le immagini vettoriali sono immagini formate da poligoni, quindi curve, rette, linee, da figure geometriche fondamentalmente, quindi anche da quadrati, tondi, cerchi, curve, linee. Questo cosa significa? Significa che chiaramente sarà un po' più, tra virgolette, stilizzata l'immagine, quindi di qualità meno alta, magari con meno colori, però ovviamente avrà il grosso vantaggio che sarà molto leggera e avrà il vantaggio che voi potete andare ad aumentare o a diminuire infinitamente l'immagine e la qualità non varierà mai, ok? Quindi andiamo ad aprire una nostra, anzi a creare una nostra immagine, come avevo fatto già nel video precedente. Vado più veloce, 1920x1080 va bene. Andiamo a mettere il bianco come colore di sfondo, andiamo a fare una scritta nera, vado veloce, vero, vero eroe Academy, ok, va bene. L'andiamo magari ad aumentare come dimensione, facciamo 200, ok. Bene, andiamo a duplicare questo livello, quindi tasto duplica. Andiamo a fare un tasto destro alfa a selezione. Andiamo a mettere a colorare di giallo questo livello, anzi, non questo livello, ma questa scritta. Ok. Togliamo la selezione, mettiamo davanti il nero e scusate, il giallo lo andiamo a spostare un po' dietro, ok, così andiamo a creare questo effetto di un po' tridimensionalità con i colori del canale. Andiamo a togliere lo sfondo, ok, e andiamo a unire questi due livelli in modo da crearne uno solo con la nostra, vedete, con la nostra scritta. E andiamo a vedere se è un'immagine raster. È un'immagine raster perché vedete, se io vado ad aumentare, vedete che si sgrana, fa l'effetto pixelatura. Se io la vado a scalare in questa maniera e a stampare, ad esempio, verrà sicuramente di qualità inguardabile, ok? Quindi andiamo a salvarla, quindi le esportiamo, CTRL maiuscolo E, e andiamo a chiamarla vero eroe, io quello che avevo già fatto, punto png, ovviamente, perché ovviamente dovrà mantenere il canale della trasparenza. Allora ragazzi, GIMP non può trattare immagini vettoriali. Questo è, tra virgolette, un suo limite, ha tantissimi vantaggi. Questo, tra virgolette, è un suo limite, nel senso che non può trattare immagini vettoriali. Noi possiamo solamente creare delle immagini per poi andare ad esportare e a vettorializzarle con un altro programma o altri siti web eventualmente. Quindi noi abbiamo creato questa nostra immagine in PNG che adesso andremo a vettorializzare con un altro programma. Il nostro altro programma, mettiamo in attimo in basso il nostro GIMP. Andiamo su un qualsiasi motore di ricerca, andiamo a scrivere inkscape.org, ok, nell'indirizzo ci aprirà questo sito di questo programma Inkscape, che è un programma simile a GIMP, quindi open source gratuito, che però tratta immagini vettoriali, ok? Quindi potrà ovviamente convertire immagini raster in immagini vettoriali. Facciamo scarica ora. Non vi preoccupate se è, diciamo, abbastanza leggero come programma. Ovviamente c'è per le varie, noi ovviamente
cioè per le varie piattaforme, noi ovviamente scaricheremo quella per Windows. Una volta che abbiamo scaricato e installato, l'icona del desktop sarà questa qui e Inkscape, vedete, sarà questo programma vi apparirà così. Io chiaramente, ragazzi, sto andando veloce perché avevo già pubblicato un video nel quale avevo fatto tutto già questi passaggi, quindi ve lo sto solamente rifacendo in maniera più veloce, ok, in modo che si possa vedere meglio, che tutti possiate vederlo meglio sia da cellulare che da PC. Andiamo ad aprire quindi il nostro file, quindi sempre apri, andiamo a prendere il nostro vero eroe.png, quello che abbiamo appena creato. Qui lasciate di default le impostazioni, vedete che se noi andiamo ad aumentare è proprio un'immagine raster, è chiaramente un'immagine raster. Come facciamo per vettorializzarla? La selezioniamo, ok, quindi ci clicchiamo sopra, ok, vedete che si è selezionata, andiamo su tracciato, andiamo su vettorizza bitmap, proprio gli stiamo dicendo vammi a vettorializzare questa immagine bitmap. Andiamo su scansioni multiple, qui in aiuto, ragazzi, vi spiega quello che praticamente voi potete fare. Fondamentalmente nelle scansioni multiple lui cosa fa? Praticamente vi farà un tracciato, un gruppo di tracciati a seconda dell'elemento che voi volete tracciare. Per esempio, siete in passaggi di luminosità, vi farà praticamente 8 scansioni di 8 tracciati, se ci sono 8 passaggi di luminosità, e vi creerà un tracciato per ogni passaggio di luminosità. Stessa cosa se ci sono 8 colori, vi farà 8 tracciati di colori, e stessa cosa per i grigi, ok? Chiaramente se ci saranno 2 colori voi potete mettere 8 scansioni, ma farà sempre 2 tracciati, ok? Quindi passaggio di luminosità, clicchiamo su aggiorna e ci ha creato il primo tracciato, dopo lo vedremo. Andiamo su grigi, facciamo aggiorna e vedete i colori, noi mettiamo colori, vedete nell'anteprima che è apparso il giallo, ok? Clicchiamo su applica. Lui ci vettorializzerà l'immagine, chiaramente, ragazzi, è principalmente dedicato a scritte eccetera, perché le immagini vettoriali sono immagini, come vi dicevo, più semplici, più stilizzate, quindi vanno bene per loghi, per magari, non so, utilizzi su cartelloni pubblicitari, immagini di file di stampa o disegno tecnico, ok? Quindi sono meno immagini, meno, come vi dicevo, di qualità, quindi meno belle da vedere tra virgolette, ok? Quindi proprio per un utilizzo particolare. Bene, chiudiamo questa finestra. Ci ha creato sopra immagine raster un'immagine vettoriale, andiamo a vedere se è così. Sì, vedete che ci ha creato una seconda immagine, la andiamo a mettere di fianco, ok, e andiamo a fare con CTRL come con GIMP, CTRL e rotina del mouse su, andiamo a fare uno zoom in, andiamo a vedere la nostra immagine raster. Sì, è proprio un'immagine raster, vedete che si pixelizza, e andiamo a vedere invece cosa succede se noi andiamo ad aumentare la dimensione dell'immagine vettoriale. Vedete che i contorni sono perfetti, sono creati da linee, da curve e linee. Questo cosa significa? Significa che se noi andiamo, vedete la curva com'è precisa, questo significa che se noi andiamo ad aumentarla, ingrandirla all'infinito, sarà sempre, state su un cartellone pubblicitario, sarà sempre precisa, di qualità identica, ok, ragazzi? Bene, dopo noi possiamo ovviamente fare un file salva come, e la possiamo andare a esportare nei principali formati di ovviamente di grafica vettoriale. Principali sono AI, vabbè, se utilizzate Adobe Illustrator, di solito il file più comune è SVG, che è Scalable Vector Graphics, che è proprio di Inkscape, ok? E possiamo salvarlo ovviamente nel nostro formato vettoriale. Bene, ragazzi, io ho rifatto questo video perché ho visto che era venuto male, quindi mi dispiaceva, e quindi ho voluto rifarlo. E ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, vi invito a venirmi a trovare sul mio profilo Instagram vero_ro_academy, mettete un mi piace al video e condividetelo, così alimentiamo l'algoritmo di YouTube, e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.